urgenza per l'approvazione di due capi relativi al consorzio per il piano di zona per la gestione dei servizi sociali. Quindi di passare la parola all'assessore che illustrerà gli accadi, chiesto di intervenire il consigliere Antonio Placentini per comunicazione. Prego, consigliere Placentini. Grazie Presidente. Niente, giusto per oggi è il compleanno del sindaco Luigi Bambini, quindi a nome dell'intero Consiglio Comunale di porgere i migliori auguri. E dopo giustamente ci sta il piccolo Cresco, c'è un gruppo Cresco, di nuovo tanto auguri, grazie. Grazie consigliere Placentini, quindi abbiamo incassato l'aperitivo. Ha chiesto di parlare consigliere Crisanti. Grazie Presidente, non sapevamo di questo lieto evento e quindi anche a nome mio, ma di consiglieri di opposizione certamente, ma già anticipato il consigliere Facciolo, formuliamo i nostri migliori auguri. Poi volevo intervenire sull'ordine dei lavori Presidente. Volevo far notare questo, poi lei darà sicuramente una spiegazione, che questo Consiglio Comunale è stato convocato in via di urgenza. Dalla convocazione, che non abbia visto male io, non si evincono le motivazioni dell'urgenza e quindi bisognava, a mio parere, specificare perché questa urgenza, ma anche nel caso in cui ci fossero dei motivi di urgenza che non sfuggono in questo momento e che avrebbero dovuto essere già esplicitati a motivazione della convocazione fatta stamattina, il sottoscritto, ma anche gli altri consiglieri presenti di opposizione, fanno rilevare che anche nei casi di convocazione del Consiglio Comunale in via d'urgenza, diciamo, le proposte di delibera e tutta la documentazione necessaria ai fini dell'approvazione degli atti in Consiglio dovrebbero essere pronti e disponibili per il consigliere almeno 24 ore prima della celebrazione del Consiglio, e questo in questa occasione non è accaduto, già che ieri mattina, già verso le 11, mezzogiorno, credo, insomma, più sicuramente dopo le 11.30, questo non era possibile rinvenire dalla segreteria. A maggiore prova di quello che dico, io ho ricevuto l'altro ieri due telefonate, una a nome del segretario della commissione presieduta dal consigliere Placentini, il quale annunciava i lavori della commissione per giovedì oggi. Poi, a distanza di qualche ora, mi ha telefonato il presidente della commissione dicendo che, siccome il consiglio comunale è stato convocato per giovedì mattina alle 10, era necessario fare la commissione il giorno prima, e quindi si è tenuta evidentemente ieri sera alle 18. In ogni caso, in quell'occasione si è potuto, evidentemente chi ha partecipato, io non ho partecipato, si è potuto prendere atto del diritto comunque della proposta e discutere. Le 18 di ieri sera, ora saranno passate 13, 14 ore, non so rispetto a adesso, ma sicuramente non le 24 ore. E siccome si tratta di un tema che ritengo essenziale, riteniamo tutti quanti essenziale, io non ho dubbi su questo, riteniamo essenziale anche al fine di, diciamo, di valutare vari aspetti che nella proposta di delibera evidentemente sono stati cambiati, perché non abbiamo avuto modo di conoscere questo, perché questo era un capo iscritto già all'ordine del giorno del Consiglio Comunale precedente, non si è potuto fare perché ancora non c'era, non so, il parere dei comuni, c'era qualche cosa. E il coordinamento istituzionale, se non sbaglio, solo martedì ha approvato le modifiche, per cui diciamo veramente non c'è stato proprio il tempo materiale per studiare con la dovuta
diciamo, col dovuto approfondimento un tema così importante, e vorrei così invitare il Consiglio a considerare anche questo ulteriore elemento, perché noi, se non sbaglio, almeno nella bozza che avevo io già da qualche mese, noi andremo a costituire questo consorzio, come si chiamerà, che impegnerà il nostro comune per i prossimi 15 anni. Io chiedo, anche alla luce della intervenuta nuova situazione finanziaria del comune di San Marco, se fosse possibile concordare già stamattina, da più a qualche giorno, proprio il tempo per poter studiare le carte. Eppure sapete che almeno su questi argomenti il sottoscritto ha sempre mostrato grande partecipazione e gli altri sono sempre stati studiati in maniera approfondita, però questa volta è mancato proprio il tempo materiale, non certamente per mancanza di volontà del sottoscritto. Se è possibile, fissando già adesso il Consiglio Comunale, da qui a qualche giorno ci date il tempo di vedere le carte, altrimenti noi non siamo in grado. Ma io adesso faccio una mia considerazione che vi prego di tenere così in sospeso. Io credo che neanche i consiglieri di maggioranza abbiano contezza precisa di quello che è contenuto in questo, già che la versione definitiva è avvenuta soltanto martedì, oggi siamo a giovedì, ed è stata presentata soltanto ieri sera dall'assessore nella commissione. Buon senso vorrebbe che questo discorso diciamo, lo si approfondisse in maniera più particolareggiata, anche perché intorno a questo tema sono state dette tantissime sciocchezze, no? Anche nel corso dell'ultima campagna elettorale sono state dette delle cose, oltre che non vere, stupide nel loro contenuto. E quindi è bene che ci concentriamo tutti al fine di realizzare un intervento che possa poi effettivamente portare benefici alla comunità, così come non è stato purtroppo negli ultimi anni. Io vi chiedo, vi prego, addirittura a questo, che ci tengo in questi argomenti, di mandarlo in modo tale che tutti possano rendersi conto di quello che andiamo a fare, e vi assicuriamo fin d'ora, come abbiamo sempre fatto, il nostro contributo positivo per eventualmente migliorare oppure per approvarlo nel testo, se lo qualora ritenessimo effettivamente buono. Ve lo dico, poi fate quello in modo che volete. Ok, grazie consigliere Pisetta. Allora, prima di quello che ha detto il consigliere Pisetta, ripeto, l'analisi fatta sul percorso di questo argomento con i due accanto è vero, però prima che il Consiglio decida su quale decisione prendere, se rinviare o andare avanti, bisogna fare anche un quadro un po' più completo, perché il Consiglio possa avere gli elementi utili per prendere una decisione. In parte vi faccio io per quelli attinenti alla convocazione del Consiglio, in parte deve fare anche l'assessore, che è quello che ha seguito un po' la vicenda. Allora, per quanto riguarda la convocazione del Consiglio, è un argomento, come giustamente lei ha detto, già iscritto all'ordine del giorno dell'altro Consiglio Comunale, che veniva già da discussione nelle commissioni fatte nei mesi successivi, che comunque è un argomento molto delicato, perché si deve interfacciare con più comuni, quindi una gestione associata, quindi ogni volta non dipende solo da noi, ma le cose cambiano, perché le posizioni cambiano anche negli altri comuni, e quindi sono discussioni lunghe. L'urgenza sta nel fatto che noi stiamo in una gestione provvisoria. Come tutti sapete, le gestioni provvisorie diciamo la stessa, devono a più presto trovare soluzioni per la gestione definitiva. Questa è una strada che si vuole percorrere, quindi l'urgenza su questo argomento c'è sempre, in qualsiasi momento c'è la possibilità di accelerare per far finire la gestione provvisoria, c'è un'urgenza. C'è da dire anche che il nostro comune negli ultimi tempi, lo sta dimostrando, ha assunto anche un ruolo morale importante. Perché essendo il comune più grande delle associazioni
dell'associazione tra i comuni che stiamo facendo, vedi il giudice di pace, siamo sempre noi quelli che tiriamo avanti la carretta, siamo sempre quelli che facciamo, che sproniamo gli altri comuni, e siamo sempre noi quelli che portiamo per prima le delibere affinché gli altri poi si diano a fare per raggiungere gli obiettivi. Questo l'abbiamo fatto con il giudice di pace, tant'è vero che poi San Marco ci ha seguito, adesso stiamo facendo pressione anche su Prignano perché sta perdendo tempo, e questo lo facciamo anche su quest'altro accanto, che noi abbiamo un dovere, essendo il comune più grande, essendo il comune che con i conti a posto, che è anche un comune diciamo che ha problematiche più grandi degli altri, quindi ha il dovere di fare la prima, e quindi anche questo molte volte lo facciamo perché noi dobbiamo attirarci per prima affinché gli altri poi ci seguano su questa questione. Quindi l'urgenza c'è tutta perché è un argomento già iscritto all'ordine del giorno, è un argomento già discusso in commissione parecchie volte, e quindi ci sono tutti gli elementi per essere un argomento urgente. Poi la richiesta che viene assumendo un altro aspetto, questo adesso sarà valutato dal Consiglio Comunale. Ma prima di dare la parola all'assessore che ci fa capire anche alcuni passaggi sulle domande fatte, volevo parlare al consigliere Cosentino. Grazie Presidente. Fermo restante che molte cose dette dal consigliere Bisette sono veritiere, come la telefonata per anticipare e tante altre cose. Io, cioè, un invito che faccio che su queste questioni, indipendentemente adesso della maggioranza o opposizione, siccome in altre circostanze si è vista la buona volontà da parte dell'intero Consiglio Comunale, quindi, come diceva Mauro, che lo voglio ribadire, quindi, la questione dei parcheggi, dove si è lavorato molto bene, vedi la questione anche del giudice di pace, dove si accolgono le istanze, anche se adesso stiamo avendo qualche problema con Rignano, che dal Consiglio Comunale che doveva fare il 20 di luglio, adesso addirittura lo vogliono fare il 30 e 31, quindi stiamo cercando. Quindi io dico, siccome adesso non voglio entrare nel merito della commissione, dell'urgenza, della straordinarietà, però dico, già che è stato messo, non è una cosa che consigliere di senso è molto bene che su questo problema è da un bel po' di tempo che ci sia, forse siamo arrivati e stiamo anche avendo, ci prendiamo anche il merito di essere in un comune pilota, a differenza degli altri due o tre comuni che nonostante i problemi economici che gli stesso che ci hanno, diciamo che ci stanno quasi seguendo, quindi sarebbe opportuno che pagatamente, come si è fatto per la questione dei parcheggi, possiamo fare tutto, anche se molti della maggioranza, io stamattina sono stato qui alle 9:30 e me lo sono visto un pochettino, però penso che la maggior parte pure della maggioranza nessuno, ma con molta calma adesso diamo la parola all'assessore, il quale bisogna dire che ha fatto un lavoro, a questo posso dare merito, perché l'ha preso veramente a cuore e sta facendo un lavoro certosino, invogliando pure gli altri comuni a seguirlo in questa vicenda. Quindi se noi un'ora e mezza ci mettiamo tranquillamente con accorgimenti e con tante altre cose, lo possiamo sicuramente licenziare stamattina. Grazie. Ok, grazie. Prendo la parola all'assessore, mi ha detto di parlare con lei da Fucci. A completamento dell'intervento del consigliere Crisetti, volevo soltanto dire che, e poi anche mi tengo conto del consigliere Placentino, che concordando sulla assoluta rilevanza e urgenza di questa questione, che attiene comunque al comune nostro, anche a quello degli altri comuni, volevo così ribadire ancora di più che ci è mancata la possibilità concreta, materiale, cioè proprio di poter visionare gli atti, cioè da ieri mattina, da ieri sera alle 18 a stamattina non abbiamo potuto neanche prendere contezza degli atti che sono sottoposti al Consiglio Comunale, mentre per i parcheggi vi era stato qualche giorno di più e comunque
il consigliere Cumento aveva chiesto un rinvio per poter meglio, diciamo, chiarire alcune questioni. Qui ci manca proprio la possibilità completa, materiale, di poter vedere questi atti, che comunque sono atti che vincolano la nostra amministrazione comunale per un periodo quindicennale, mi diceva il consigliere Presetti, che più di noi, diciamo, che ha sempre seguito questa questione. Quindi noi vi chiediamo, già fin d'ora, dimostrando il nostro consenso, la nostra collaborazione, come su parcheggi, anche rispetto a questa vicenda, anche come quello su Luce di Pace, di poter concordare sin da ora, sin da subito, anche lunedì, anche domani, un tempo, 2-3 ore, 4 ore, insomma, una giornata, il tempo di poter leggere meglio questi atti, perché quindi questo ci potrebbe consentire meglio di poter collaborare e quindi partecipare alla discussione, all'approvazione sostanziale. Sì, no, non facciamo una sospensione, però sentiamo prima anche l'assessore, per prendere la decisione, facciamo una sospensione. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io mi accodo a quanto detto oggi dal Presidente del Consiglio, e in certo modo rivendico questo carattere di urgenza che si dà a questi accadi. Scaturisce proprio dal fatto che si è perso un sacco di tempo proprio nel rimeggiare i servizi sociali, tutto quanto a fare le spese di questo. Ovviamente sono gli utenti, fare le spese sono gli utenti, perché noi a maggior ragione abbiamo portato nel Consiglio Comunale una settimana fa questo accanto, che adesso lo dirò, che non ha subito modifiche rispetto alla versione appunto che era in cartellina già la settimana fa. Abbiamo preso tempo la settimana scorsa proprio perché il giorno prima abbiamo avuto appunto un incontro con i colleghi di revisione dei conti, perché, come diceva prima il consigliere, questo statuto non lo approva il comune di San Giovanni Rotondo. Questo statuto è stato vagliato a partire dal mese di gennaio, non voglio sbagliare, sto andando con memoria, è stato sottoposto a una serie, si può dire, quasi interminabile di limature, di confronti tra i quattro comuni, tenendo anche conto poi della situazione un po' particolare in cui si trova il comune capofila, e noi facciamo le spese ad esempio con gli operatori del SAD, che anche questo è un problema sociale di importanza notevole, perché noi adesso appunto ci prendiamo a cuore anche quello, perché dobbiamo dare risposta fondamentalmente ai cittadini. E quindi, visto e considerato che comunque c'è stata una serie notevolissima, diciamo, di limature, di confronti, ci troviamo oggi, al mese di luglio, a mio parere già in un ritardo notevole, nel senso che adesso appunto abbiamo le vacanze estive, a settembre riprenderanno altri servizi importantissimi per la vita dell'ambito, c'è da risolvere anche tante problematiche. Quindi questo carattere di urgenza deriva proprio da un fatto che in realtà l'urgenza di questa convocazione non è, perché doveva essere fatta già qualche mese fa. Perché non è accaduto questo? Proprio per il discorso che facevo prima. Noi abbiamo sottoposto questi regolamenti all'approvazione congiunta di quattro collegi revisori, del coordinamento istituzionale. Quindi c'è stato un lavorio, come ha detto il consigliere della Centino prima, c'è cioè vicino, per arrivare ad affrontare questo schema. Per quanto riguarda invece le istituzioni formali, io posso dire che settimana scorsa c'è stato il nostro comitato di revisione, abbiamo licenziato una bozza che praticamente non ha subito modifiche. Era una bozza gialla e rossa che si vedeva nella cartellina della settimana scorsa. Questa bozza è stata portata in coordinamento istituzionale martedì, ma il coordinamento istituzionale l'ha approvata così com'era, quindi non ci sono state ulteriori modifiche. La cartellina era presente ieri mattina alle 9:30, è sicuro, 9:30. L'ho portata in segreteria personalmente alle 9:30. Beh, io dico quello che ho fatto io, poi cosa abbiamo ancora per dire. Io alle 9:30 ieri mattina ho lasciato le due cartelline in consiglio comunale, in così, in segreteria non segreteria. Poi la strada che ho fatto questa cartellina non la conosco, però diciamo ieri mattina regolarmente le due cartelline da capo a capo 89 erano in consiglio comunale. Quindi questo come spiegazione.
situazione di carattere d'urgenza e la spiegazione tecnica in merito alla presenza di queste strutture. Va bene, allora facciamo 5 di sospensione se decidiamo da farsi di tutte le richieste che sono per me. Allora chiedo una trasportazione a sospensione per 4 ore in giro del Consiglio. Degli accapi, dell'accapo che andiamo ad approvare, questo lo leggo come una positiva partecipazione a quelle che sono le problematiche che riguardano appunto la vita di tante persone in difficoltà, e quindi noi appunto riprendiamo questo importante accapo, ricordando sempre che dal momento il Comune di San Giovanni si è preso fortemente questo ruolo di provare a risolvere, di mettersi proprio alla guida di questo cambiamento nella gestione delle servizi sociali, perché il Comune di San Giovanni non è attento a quelle che sono le problematiche sociali del territorio, quindi siamo chiamati tutti quanti insieme a dare risposte al nostro territorio, e ci siamo assunti anche questo obbligo morale di dare risposte a tutto il territorio dell'ambito. Ok, grazie Assessore. Prima di passare alla votazione, il Presidente del Consiglio ha la parola. Sì, grazie Presidente, solo per esprimere la nostra soddisfazione e quindi diciamo, siamo particolarmente contenti di questa decisione, assicurando fin da adesso la nostra presenza in Consiglio. Sì, grazie. Ok, grazie al Consiglio di Milano, che andrò a dire qualcosa, prego. No, io voglio dire sostanzialmente Presidente, io sono contrario all'invito, però ovviamente i numeri sono altri. E perché sono contrario all'invito? Per delle motivazioni molto semplici, non perché cambia qualcosa farlo oggi o farlo lunedì, non è quello il problema. In realtà prima si fanno queste cose meglio è. Però dal punto di vista formale, l'assessore ci ha detto che ieri alle 9.30 è stato depositato in segreteria. Mo, il motivo per cui non c'era, non l'hanno fatto i consiglieri di opposizione, non lo so, magari vedremo qual è il motivo. Ma dal punto di vista anche politico, a me dà fastidio, visto che noi abbiamo l'autonomia e la sufficienza di approvare il consorzio con i nostri numeri, che poi io lunedì devo chiedere ai consiglieri di opposizione di restare in aula, perché purtroppo sappiamo già da oggi che un consigliere di maggioranza non ci sta, perché parte per le ferie, non per questioni politiche, quindi dobbiamo essere costretti, emendamenti eccetera, noi potremmo avere difficoltà ad approvare anche degli emendamenti. Per quanto riguarda la discussione, io sono certo che lo conoscono tutti, perché è lo stesso identico di quello che si discute da più di un mese, da qualche mese, questo. Si è veramente qualche virgola cambiata che si poteva discutere tranquillamente qui in Consiglio Comunale. Pertanto io resto dell'opinione della contrarietà al rinvio, non perché, ripeto, sono contrario al fatto che si faccia lunedì, non succede niente, però sono contrario perché noi lunedì già da oggi sappiamo che non abbiamo i numeri di autosufficienza per approvare il consorzio. No, non è così però, perché la riunione è fatta, purtroppo lei non ha partecipato, non si dice, non è così, la riunione è fatta, è stata proprio chiarita che il ruolo di alcuni consiglieri, di rendimento se sono di maggioranza o di opposizione, di avere una conoscenza più piena di un atto, anche se è storico, chiamiamolo storico, da mesi ci discute, però nelle ultime settimane ha avuto degli aggiustamenti tecnici previsti anche dai revisori dei conti e altri, e quindi dice, siccome è una cosa importante, e lo è, sotto tutti i punti di vista, è opportuno avere un quadro più chiaro. Siccome è stata questa l'impostazione data, da parte di tutti i consiglieri si è vista la responsabilità, ecco questo è il termine, la responsabilità su cose importanti come questo, quando si parla di assistenza alle persone più deboli, la responsabilità di tutti i consiglieri affinché lunedì si possa lavorare serenamente. Il consigliere Lombro vuole dire qualcosa? Io ti guardo negli occhi e capisco quello che vuoi dire.
Va bene, allora passiamo adesso alla votazione per l'aggiornamento del Consiglio Comunale alle ore 19 di lunedì, senza ora di tolleranza, niente, ripeto, alle ore 19. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chi si astiene? Chi è contrario? 1. Vabbè, allora, consiglio aggiornato. Oh, scusa, non mi chiamo. Ah, io non devo confrontare. Sì, questo siccome non è non ci sono, è il castello, posso fare, siamo 11. Allora, allora 10, un astenuto consigliere Gemma e un contrario consigliere Milione. Allora, scusa, passiamo, rifacciamo la votazione. Sono 12, se vedete. Allora, uscita è 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 10 favore, 1 astenuto, 1 contrario. Ringrazio il mio professore di matematica che mi ha un po' di altri. Ok, grazie a tutti e buona giornata.